Siamo all'incontro organizzato sulla trasparenza e la chiarezza dei contratti assicurativi insieme all'onorevole Alfonso Bonafede, vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera. Onorevole, nel suo intervento ha sottolineato l'importanza appunto del lavoro del legislatore per la difesa e la tutela dei cittadini. A che punto siamo, soprattutto nei confronti di questa tematica? Siamo a un punto negativo dal mio punto di vista. Come ho sottolineato, quando un consumatore va a stipulare un contratto è fisiologicamente una parte debole di quel contratto, quindi il legislatore deve sentire il dovere di intervenire e cercare di ricreare un equilibrio, per esempio evitando che l'assicurazione possa inserire clausole che non dovrebbe inserire, clausole vessatorie, o attraverso tutta una serie di interventi che mirano a tutelare il consumatore, perché ripeto, il consumatore è parte debole. Ora io le chiedo, se lei va in un'assicurazione e va a stipulare un contratto, ha la tutela che sarebbe giusto garantire a un consumatore? Mi do la risposta no, come chiunque sta guardando questo video e chiunque ha assistito al convegno è consapevole che sia, cioè che non c'è una tutela congrua come si dovrebbe al consumatore, che direi è un soggetto a cui il legislatore dovrebbe guardare proprio come priorità. Tra l'altro parliamo anche dell'RC auto, quindi parliamo della salute dei cittadini, parliamo della sicurezza nella circolazione dei veicoli, e quella sicurezza passa attraverso anche una certezza dei rapporti giuridici con la propria assicurazione. Purtroppo questa certezza non c'è, purtroppo i cittadini spesso si trovano a dover lottare contro la loro assicurazione nel momento in cui c'è il contenzioso, e dal mio punto di vista il legislatore non ha praticamente fatto nulla in questa legislatura. Loro si vantano di aver apportato qualche miglioramento. Beh, qualche miglioramento rispetto al loro punto di partenza, che era una vera e propria catastrofe, però tu non puoi creare la catastrofe per poi dire ma non era proprio, cioè sono tornato indietro su qualche punto. Noi dovevamo migliorare, questa era una legislatura in cui ci doveva essere una svolta a favore del consumatore. Io ho presentato al Parlamento la proposta di legge sulla class action, è stata approvata alla Camera, però poi al Senato si è bloccata per volontà della maggioranza, e ricordo che tre giorni dopo l'approvazione alla Camera l'allora ministro Boschi andò presso una sede, se non ricordo male, dei giovani di Confindustria dicendo non vi preoccupate, la legge sulla class action al Senato verrà cambiata. Di fatto è stata bloccata una proposta di legge approvata all'unanimità dalla Camera dei Deputati. Quello è veramente il punto di svolta, non forse abbiamo fatto qualcosa, parliamo della svolta epocale, perché un'assicurazione, così come una qualsiasi multinazionale, diciamo, che ha a che fare con milioni di contraenti, quando vuole stipulare un contratto e vuole inserire una clausola vessatoria, fa un calcolo, dice quanto mi conviene inserire questa clausola vessatoria economicamente. Per ora l'assicurazione, per esempio, quando fa questo calcolo dice vabbè, mi può fare causa Tizio, Caio, magari l'associazione consumatori, chi se ne frega, ci guadagno lo stesso, e la mette la clausola vessatoria. Con una class action l'assicurazione fa un ragionamento diverso, dice quanto ci guadagno mettendo questa clausola vessatoria, ma forse se poi si mettono tutti insieme e mi fanno un'azione di classe rischio di andare con le gambe all'aria come è successo negli Stati Uniti, allora ci pensa una volta in più. Noi dobbiamo completamente rivoluzionare questo rapporto e far capire alle assicurazioni che il cittadino è la priorità per il legislatore.